Bentornati sulla Rubica del Cinema, questa volta parliamo un film molto particolare che si chiama Final Girls, è un film che è uscito nel 2015 attenzione a non confonderlo con altri film dallo stesso titolo, ci sono anche diversi cortometraggi che c'hanno il titolo Final Girls questo perché? Perché le Final Girls in realtà sono le ragazze che sopravvivono alla fine dei film horror slasher, quelli tipo Venerdì 13 o Nightmare, se ci fate caso alla fine del film c'è sempre un personaggio che sopravvive, perché? Sopravvive perché il personaggio poi deve essere presente nel sequel del film, quando faranno il sequel, se c'è un sequel ovviamente, cosa che fece anche non solo Wes Craven, okay, i vari, uh, i vari um, slasher movie classici, ma anche e soprattutto il primo, il primo um, slasher movie della storia che era Halloween di John Carpenter, Halloween, se ci fate caso la protagonista che era, um, come si chiama? Jamily Curtis, ok? Jamily Curtis che faceva la babysitter e in realtà anche lei è una final girl, ok? In questo caso forse è un mezzo spoiler perché vabbè, comunque vabbè non ci fate caso, comunque alla fine del film ci sta sempre qualcuno che sopravvive quando il, eh, quando il film finisce, perché anche perché il killer soprannaturale, il Jason Boris o il... Eh, come si, il, il nightmare il Freddy Krueger di turno qualcuno lo deve ammazzare no qualcuno il Mike Myers di turno no qualcuno lo deve ammazzare sennò no il film come fa a finire e poi nel sequel chi ci deve sta quello che è sopravvissuto giustamente e le Final Girls sono proprio questo chi sopravvive al film probabilmente sta nel sequel il film Final Girls è straordinario perché prende in giro è una commedia horror però fantastica che prende in giro proprio i cliché del cinema horror di genere, proprio gli slasher movie, i teen horror, questi qua i, i film dell'orrore dove ci sono tutti i ragazzotti che vengono ammazzati. Eh, e Nel film prendono proprio in giro i classici trope, che sarebbe i cliché di questi film horror, come ad esempio chi va a letto, i ragazzi che vanno a letto insieme, poi schiati vengono ammazzati dal killer. È un classico, è un classico. In Verdita le diceva sempre così. Chi se toglieva. Eh, le, I pantaloni finiva eh, con un macete ficcato, ficcato nel, nello sterno di solito, o con la capoccia tagliata, insomma. Tutte queste morti molto fantasiose di Jason Voris. Comunque il film è veramente fantastico, prende in giro tutte queste cose. Cita anche un po' Woody Allen, perché se ricordate, Woody Allen fece un film molto bello negli anni '80 che si intitolava La rosa purpura del Cairo, dove una tizia entrava nello schermo del cinema. Ok, in un vecchio film in bianco e nero lei entrava in questo schermo del cinema e interagiva, diciamo, col, col, protagon, col fascinoso protagonista del film d'avventura che stava vedendo e. Allo stesso modo, anche qui la protagonista che ha subito un trauma non da poco perché fa vedere che gli è morta la madre, che era una Scream Queen, la madre della protagonista, eh, che poi tra l'altro la protagonista di questo film è la stessa che, fece la, che an, tanti anni fa fece la bambina in Little Miss Sunshine, che era un film fantastico, lo facevamo ride, la bambina che andava a fare i concorsi di bellezza. E qua la troviamo un po' cresciutella, ovviamente perché sono passati tanti anni. E sta bambina fa vedere che sua madre era, era una scream queen, una final girl di uno di questi film horror anni '80, che però non esiste, se lo sono inventato. Si chiama Camp Bloodbath, Campeggio Bagno di Sangue. Il film nel film, ok? E fa vedere che purtroppo lei perde la madre in una circostanza molto brutta. Lei è molto traumatizzata un, e eh, un, diciamo un club di fan di questo film. La invita ad andare a una proiezione particolare di questo film e anche a fare un discorso. Lei non vuole rifiuta, ma alla fine viene convinta e ci va. Succede un casino nel cinema e tra il disastro cioè non, vi, non vi faccio spoiler, però tra il disastro generale, che quel disastro lì prende un po' in giro, eh, cosa Final Destination, ok? Quando c'è tutta una catena di eventi che eh, diciamo va a finire con la morte di qualcuno, fondamentalmente, lei però sfugge alla morte entrando nello schermo del cinema assieme a dei suoi amici e tutti si ritrovano in questo Oro degli anni Ottanta, ed è fantastico quando cambia proprio tutto il film, perché quando lei entra nel film vecchio, quando lei entra nel film Camp Bloodbutt degli anni Ottanta, cambia tutto, cambia la colonna sonora, cambia la, la fotografia, il tipo di pellicola, il tipo di colore, eh, poi vedi... Eh, tutti i personaggi del film che sono vestiti tipo anni Ottanta che hanno i dialoghi da film scrauso anni Ottanta fa morire le risate ragazzi, tipo c'è stato un personaggio, c'è non... stato un attore che io non lo so da cacchio l'hanno preso, sembra proprio uscito da un film anni Ottanta. ci avete presente, ci avete presente che ne so i Goonies no? c'era il fratello di Michael Walsh che è un attore anche famoso oggi, ma non mi ricordo il nome che all'epoca faceva tipo il, il, il bullo e eh, c'è il personaggio del bullo uguale, così tutto che, che si vanta delle sue imprese delle sue cose, dice un sacco di volgarità dice anche cose razziste la cosa bella è che nel film nel film, cioè in Camp Bloodbath all'interno di Final Girls eh, alcuni dei protagonisti dicono anche delle cose molto razziste però ci sta perché la eh, vanno a ricreare quello che era il cinema degli anni Ottanta, dove queste cose non venivano. Non è come oggi che c'è tutto il buonismo, le cose, ma anche giustamente perché comunque c'è chi se ne offende. Però invece all'epoca non ci facevano manco caso a queste cose. E capitava il, il personaggio che diceva la N-word, oppure diceva la F-word. Cioè da noi F-word, perché in America F-word è tipo fuck. Invece da noi F-word è tipo quando uno. Eh, dispregiativo per un omosessuale Probabilmente Tipo quello sta a guardare il giornale Quello dice no non lo voglio vedere il giornale e Quello gli risponde ma che sei? F? Punto interrogativo E lì si ride perché una cosa, cioè, Oggi è una cosa scioccante da dire Cioè all'epoca negli anni 80 non, non faceva testo quando uno diceva una cosa così, era colloquiale se diceva, e invece oggi no, oggi no, oggi è considerata come una cosa scandalosa, cioè una cosa, una mancanza di rispetto terribile, cioè capito, è un'offesa pesante oggi, che non si può dire, è proprio da, da trogloditi oggi, ok, però insomma in questo film ci hanno messo anche questa cosa. E sembra davvero un film anni Ottanta il film nel film E poi anche pieno di trovate strane, divertenti Tipo che loro all'inizio si trovano in un, incro in un incrocio Quando entrano nel film, questo gruppetto di ragazzi Si trova davanti a una strada sterrata E passa il um, camioncino con dentro i protagonisti veri del film nel film, Quelli che dovranno essere uccisi dal dall'assassino, dal Jason Voris di turno e in pratica gli chiedono dove sta il campeggio e loro gli dicono sta laggiù, e questi se ne vanno. Dopodiché devono aspettare un'ora e 36 minuti perché. E dopo un'ora e 36 stanno lì. Tipo, se loro camminano, dopo un po' si ritrovano sempre allo stesso incrocio, cioè non possono uscire dal bosco si ritrovano allo stesso necroce e non possono uscire, come se fosse un videogioco che va in loop, no? E pratica, quando questi qua, dopo uh, un'ora e 36 minuti esatti, ritorna nuovamente il camioncino che gli fa la stessa identica domanda, come se fosse una ripetizione. no? Questo perché un'ora e 36 minuti è la durata del film, quindi loro hanno dovuto aspettare che finiva il film e ricominciava. È una cosa spettacolare, cioè ha delle idee spettacolari questo film, è fantastico, è pieno di idee così. E poi è anche un film che c'è un significato sotto molto drammatico e molto serio. Perché si ride tanto, ci sono tanti omaggi al cinema Aurora anni 80, eh, tante trovate divertenti, ma c'è anche un sottotesto, a dire non tanto sotto, ma molto evidente, che parla appunto della perdita di una persona cara, di questa protagonista, di questa ragazza che ha perso la madre e che lei la può rivedere solo all'interno del film che odiava perché lei odiava questo tipo di film horror, questi teen movie, questi slasher movie, che avevano di fatto distrutto la carriera cinematografica della madre, perché dopo aver fatto questi film horror, che ne aveva fatti due, questo è il sequel, non eh, Camp Bloodbat 1 e 2 fondamentalmente, non l'avevano più chiamata per far ruoli seri, ed è una cosa che è accaduta a molti attori. Che vengono marchiati a vita, ah ha fatto quel film da merda, allora non la chiamiamo a fare film serio. Capito? Quindi quel film, lei lo, la, la ragazza lo odiava perché aveva distrutto la carriera cinematografica d'attrice della madre, che invece all'inizio la vediamo che era una, una donna intelligente, capace, talentuosa. E che invece la, la cui carriera era stata stroncata a causa di questi film. Lei, però, poi scopre durante il film che rivedere questo film di merda è l'unico modo che ha di rivedere la madre in un, certo, in un certo modo. La madre, in un momento in cui era felice e in cui pensava di poter poi fare una grande carriera da attrice. No? E ci sono anche altri messaggi interessanti nel in film molto. Particolari, e il messaggio, diciamo quello fondamentalmente è quello del superare il lutto. Superare il lutto e andare avanti con la propria vita, quello è il, è il messaggio principale. Il film, poi c'è un finale spettacolare che non vi dico perché è troppo bello. Il film è veramente bellissimo, io ve lo consiglio. C'è chi dice ci vorrebbe una specie di sequel più o meno. Io dico di no, va bene anche così. Perché i, il finale non ve lo dico, però è perfetto. Il finale è perfetto perché è una citazione metacinematografica al fatto che eh, questi film li facevano con lo stampino, fondamentalmente. Il film è molto bello, guardatevelo, per me è un mezzo cult che forse negli anni... Tra qualche anno verrà ancora più rivalutato perché c'è chi lo, lo bola come film di merda. Secondo me, no. Secondo me è una bomba questo film, soprattutto per i fan dei film horror e degli slasher movie. Questo film è spettacolare perché prende per il culo tutto quel genere cinematografico, senza però svilirlo. È una presa in giro ma bonaria, è una presa in giro ma anche un omaggio. Quindi ci sta. Per me è molto bello. Ve lo consiglio molto. Per questa volta è tutto. Ciao ragazzi. Alla prossima.